Eccoci di nuovo in diretta per questo secondo appuntamento del trofeo Predators Online. Io sono Michele Campini, a farmi compagnia questa sera con me in cabina di regia c'è Riccardo Moretto e il pilota reale del campionato Predator Alberto Ticchi. Ciao ragazzi. Ciao a tutti e ben ritrovati. Buonasera a tutti ancora. Allora, sì, stavamo facendo delle ipotesi su come potrebbe andare questa gara. Diciamo che Mintu, rispetto alla gara scorsa, ha fatto vedere di avere qualcosina in più, ma nessuno è stato in grado di replicare i propri tempi fatti registrare in questi giorni nel server. Riccardo, dacci il tuo pronostico anche questa sera. Oddio, visto che si è comunque nascosto come ha fatto l'altra volta, ma si è nascosto per molto meno, diciamo, per quello che ho visto io. La volta scorsa il distacco era imbarazzante, per non dire di più. Oggi vedo che le cose sono molto diverse, diciamo, per cui credo che nel passo gara non sia proprio un alieno come la scorsa settimana. E vedo Daniele Pizzo un valido Avversario, avversario, sì. concordo perfettamente. Sì, volevo chiedere ad Alberto, senti, ma qui per i sorpassi come siamo messi nella realtà? Qui siamo messi bene, mi ricordo che Misano, la ricordo con piacere, è stata una gara con un sacco di sorpassi sia nelle prime file che poi in tutti gli altri gruppetti che si erano andati a formare durante la gara. È una pista che per come è strutturata offre tanti rettilinei in cui prendere la scia e poi forti staccate, quindi unitamente a un po' di tecnica sa guidare, si diverte molto e si può fare tanta bagarre, soprattutto con le nostre macchine che sono più o meno tutte uguali, hanno le stesse prestazioni, è una gran cosa. E penso che sia così anche nel simulatore, essenzialmente. Bene, Dov'è bene. che vedi Invece, tu, Alberto, il punto più favorevole per il sorpasso in questo caso? i punti più favorevoli, ce ne sono tanti, come detto, sono tutti rettilinei, poi forti staccate, quindi direi assolutamente la prima S dopo il rettilineo di partenza, poi si può andare in quarta dove si può staccare forte ed entrare magari, lì mi ricordo che avevo fatto qualche sorpasso bellino, magari anche all'esterno si può provare qualcosa. Un altro direi al tramonto ci si può infilare da dentro oppure sfruttare un pochino l'uscita sfavorevole di qualcun altro per allargare la traiettoria e poi fregarlo arrivando al curvone e poi ovviamente alla fine del curvone verso il carro lì si può sbizzarrire con staccate estreme e traiettorie un po' inusuali per provare a saltare qualcuno. Certo, anche perché la pista comunque è larga e offre la possibilità Sì, hai voglia. Certo, di variate traiettorie, insomma, ecco, vero? sì, in qualifica ovviamente la traiettoria c'è poco da inventarsi, in gara cambia tutto, come hai detto tu è molto larga la pista, mi ricordo che io ero abituato a tutt'altri autodromi, è stata un po' la prima pista serie che sono andato a calcare, cavolo, è enorme la larghezza, soprattutto per le nostre macchine che sono un po' piccoline rispetto ad altre formule più grosse. È imbarazzante, cioè, tanto di quello spazio che si può passare sopra, sotto, di fianco, si può passare ovunque in questa pista. È un po' il suo bello. Come andare in autostrada in bicicletta, dici? Sì, diciamo sì. Senti, È bello, bello. Alberto, prima stavamo vedendo un pilota che stava facendo delle prove di partenza. Diciamo che la partenza è stata la cosa che più ha messo in crisi i piloti perché in genere in un simulatore di guida come questo siamo abituati a utilizzare un motore che comunque dispone di una certa coppia a giri bassi, mentre questa è una macchina che per partire vuole essere tenuta alta e la frizione stacca in pochissimo, per cui molti piloti preferiscono al via far slittare violentemente le gomme e Certo. poi nella realtà voi come fate per curiosità? Ma essenzialmente non avendo differenziale, non avendo cose strane dietro, abbiamo, come ha detto Riccardo prima, il palo rigido che è molto robusto, portiamo ad alti giri il motore, poi se
aspettiamo una bella botta di frizione per far patinare le gomme e non far calare il motore di giro, perché comunque, come avete detto, sono motori motociclistici che alla potenza la esprimono a un numero di giri molto alto, quindi se li fai cadere appena appena per il flow che si Per spengano, legarli. oppure di andare sotto coppia, esatto, quindi ti passano sopra. Quindi si preferisce far patinare un pochino di più le gomme, magari in prima marcia, però tenere il motore ad alto numero di giri e poi mettere subito la seconda e andare via. Oppure gestire con l'acceleratore i primi metri, diciamo, Sì, ma anche poca roba. Alla fine il grip è tanto, l'effetto che si ha è quello di un differenziale bloccato al 100%, quindi la certo. potenza la si riesce a staccare. Poi contiamo che le macchine sono molto leggere, quindi non è che stia lì tanto a patinare la macchina quando patina per decine di metri massimo è tanto, non è quello che ti frega. Sì, è vero, Certo. anche perché comunque la prima marcia è relativamente corta, se vogliamo. Sì, esatto, quindi paradossalmente si potrebbe tenere al limitatore quasi tutto il tempo la prima marcia, che non si perde moltissimo visto. Poi ognuno ha le sue idee, io di solito faccio così, anche Certo. chi preferisce partire un pochino più dolcemente, anche per salvaguardare, che ne so, la trasmissione o qualcosa del genere. E poi devo dire anche che il grip delle gomme è proporzionato alla potenza e soprattutto alla coppia del motore, per cui se hai, Certo, anche se ci sì. metti una gomma, anzi presumo sia più è svantaggioso, diciamo, avere una gomma con più grip, perché questo motore qua non riesce a gestirla in partenza, no? Certo, esatto. Io, se mi permettete, noto con piacere intanto che penso ci stiano seguendo due, anzi, un pilota sicuramente, che ha dato tanto da vedere con questo campionato ed è stato un po' sfortunato, quindi saluto il buon Marco che ci sta seguendo. E poi Sì, un altro salutiamo anche ragazzo, noi. il buon Marco Sadini, che penso sicuramente sia lui Sì. che, parlando di partenze, ha Spadini? spaccato la sua macchina, sì, esatto, la sua macchina proprio in Ecco, partenza qui a Misano. È stato un grande peccato perché se non sbaglio partiva o primo o secondo addirittura. E niente, poi molto saluto bravo Sadini, anche, sì, l'abbiamo visto in azione a Varano, è veramente un ottimo assolutamente. pilota, combattivo e molto. Sulla carta probabilmente il pilota da battere la scorsa stagione, che però per tanti problemi e un po' di sfiga, Certo. diciamolo, non è riuscito a prendere il titolo tanto Quindi agognato. anche nel Peccato. simulatore posso assicurare che fattore C Eh sì, ha la sua comunque beh, è importanza, ovvio, ce la chiaro, dà siamo qui comunque. così un po' per Certo. tutte le cose. Saluto intanto che ci siamo anche il buon Andrea Magosso, che è un affezionato dei vostri simulatori. Ma, no, ma anche un grande pilota nella vita reale, che ha avuto modo di provare un paio di volte la Predator e si è dimostrato di andare forte anche lì. Quindi, ciao Andrea. Ciao Andrea. Ciao, ciao, ciao. Ciao ciao Andrea. E Ricordiamo sì, che, comunque. Sì, di sì. pure. Ricordiamo che Andrea Magosso è stato il vincitore di un piccolo torneo che organizzò Corrado Cusi per, diciamo, quando fu presentato a Varano il simulatore della Predator. E in particolar modo fu fatto un abbinamento di tempi tra piloti virtuali e piloti reali, ecco. E in quell'occasione Andrea Magosso si aggiudicò la vittoria, che praticamente aveva, diciamo, come premio il turno in pista, un turno in pista di mezz'ora a Varano con una Predator 600, e in quell'occasione, se non vado errato, Alberto, tu gli hai fatto da apripista, giusto? Sì, l'ho tenuto dietro da buon scolaretto per qualche giro, soprattutto per fargli vedere un po' il comportamento della macchina, e poi l'ho fatto passare davanti e devo dire che si è comportato proprio bene. Mi ricordo che come tempi non era affatto male, per essere uno che la prova per la prima o la seconda volta, anche collegandoci al discorso che facevamo prima con Riccardo, direi che si vede che le traiettorie te le ha bene in testa e sa come sfruttare le marce e tutto il resto della macchina. Quindi il simulatore, diciamo che l'ha aiutato sicuramente. Poi è una persona che ascolta, quindi potrebbero venire fuori solo buone cose sicuramente. Giusto, giusto. Vai Guarda, Riccardo, cosa ci stavi dicendo? lascio
Lascio appunto sullo streaming il link dove si può vedere Andrea ripreso da Alberto in quell'occasione, insomma. Ah, grandissimo. Almeno vedete un po' come giriamo anche nella realtà. Ottimo. Sì. Bene, quindi probabilmente gli amministratori si stanno accingendo a porre lo schieramento. Vediamo un po', la gara dovrebbe partire a momenti, ci risulta, ecco. Nella pool B sono più avanti come sistemazione del server. No, sono anche loro ancora non hanno iniziato il giro di formazione, quindi probabilmente c'è qualche problemino tecnico da parte della direzione gara, quindi ne approfittiamo per continuare, diciamo, le nostre valutazioni, ecco. Bene, secondo te, volevo farti una domanda, Alberto, le prime curve sono, diciamo, difficili da affrontare in partenza quando il gruppone è ancora vicino o comunque la pista permette di svincolare di qua di là senza rovinarsi la gara a vicenda, diciamo? Ma guarda, il microfono Alberto. Chiaramente, noi mi ricordo che eravamo un buon numero, penso il record del campionato, se non il secondo. Abbiamo dei problemi tecnici, Abbiamo dei problemi Alberto? tecnici, scusate, con il microfono di Alberto che va e che viene. Vediamo se riesce a sistemare. Alberto, dici pure quando ci sei. Hai paga, però Niente. potrebbe anche Ecco, portare Alberto. qualche inconveniente. Dimmi pure. Sì, no, praticamente Abbiamo nessuno ha perso. sentito niente perché ti si era chiuso il microfono. No, peccato. Dai, Niente. tanto ancora c'è tempo. Riprendi Certo. pure, rifai pure tutto il discorso, tanto non si è sentito niente. Perfetto, beh, niente. Essenzialmente dicevo che comunque anche se la pista è larga, arrivare tutti assieme alla prima curva può sempre innescare qualche intoccata o qualche collisione con le vetture. Ricordiamoci che sono delle formule, soprattutto le vere, adesso non so quale dei simulatori quanto si possono danneggiare, però nella realtà il contatto non è mai piacevole e spesso e volentieri si rompe qualcosina, quindi è sempre meglio prevenire che curare, magari azzardare un pochino meno nella prima curva e poi azzardare Giusto, dopo quando ottimo. si Sì, senti, durante ti tutta dico, per i la gara. danni il server, essendo un simulatore, ti dà anche la possibilità di simulare il livello di danni che vuoi Certo, sì. ottenere. Da un livello 100%, che comunque è fin troppo, diciamo, esagerato, perché basta proprio un minimo per danneggiare in maniera molto grave la macchina, a uno Certo. 0% e praticamente non succede nulla. In questo caso, come in genere viene fatto su Sim Racing World, i danni sono impostati al 70%. Questo Certo. significa comunque che se due vetture vengano in contatto, un contatto abbastanza marcato, Violento. succede che ci sono dei danneggiamenti alle sospensioni. Può bastare, per esempio, un piccolissimo contatto che il pilota si ritrova con il volante storto, a Certo. simulare l'effetto dei Della braccetti convergenza dello storta. sterzo Esatto. piegati. Quindi Sì. in quelle condizioni diventa molto difficile guidare, molto molto difficile. Quindi i piloti, come abbiamo visto a Imola, a parte qualche caso isolato, comunque sanno che è rischioso toccarsi, quindi cercano di No. usare molto la testa, ecco. Sì, non conviene azzardare troppo alle prime curve, è meglio azzardare dopo, magari verso la fine della gara, se si vuole guadagnare qualche posizione. Alla fine i piloti sono tanti, mi sembrano, quindi il rischio c'è, indubbiamente, è meglio stare attenti nei primi giri. Sì, diciamo che un po' di aggressività ci vuole anche per non rallentare troppo il gruppo e far sì Sì. che quelli dietro ne approfittino, perché anche quelli possono creare un problema, anche se in Certo. realtà poi sanno che il passo gara non lo tengono e che verranno superati, quindi anche lì un po' di intelligenza nel capire che non Beh, se si sa, ovviamente se uno è vero? dietro e quello davanti frena un pochino, non ci si penserebbe due volte nella vita reale.
Comunque sì, hai ragione. L'ideale sarebbe non perdere posizioni, ma neanche cercare di guadagnarne 5-6, che mi sembra un po' utopica la cosa. Sì, decisamente, decisamente. Poi considerando che comunque a parte qualcuno che riesce veramente a modulare bene la frizione e a non far slittare le gomme, comunque quasi tutti le faranno slittare, quindi avremo, diciamo, tante macchine che comunque partano grosso modo allo stesso modo. Poi probabilmente, certo. come è successo l'altra volta, potrebbe accadere che qualcuno gli scivola la frizione, li calano, giri del motore e rimane lì puntato e viene sfilato da diverse vetture. E questo Certo. potrebbe anche creare una situazione di pericolo, ecco, per le macchine che arrivano da dietro. Certo. Non so se ci sono problemi nella partenza con della gara, perché ormai mi sembra che ci stiamo dilungando un po' troppo, vero Michele? Sì, concordo, probabilmente c'è qualche cosa, perché evidentemente non riesco a capire perché la gara non sta partendo, ecco, non lo so. Io vi posso solo dire che la Ecco qua. gara è ok, Sembra che ci perfetto. siamo. Sì. Sembra che ci siamo. Intanto ne approfitto per dire che la gara nella Pool B ha già avuto inizio, lo potete vedere nel Live Racer sulla destra, Live Racers sulla destra. E in questo momento sono passati 3 minuti dall'inizio, se non vado errato, e la gara è condotta da Daniele Conserva. In qualifica era Era primo. in pole. No, diciamo che Quindi. sì, erano nel giro di formazione, scusate, erano nel giro di formazione probabilmente. Sì, anche loro sono in procedura di partenza. Gli amministratori stanno dando le disposizioni. Io mi auguro che la partenza si svolga come la gara precedente, per cui tutti quanti hanno usato buon senso, sì, cattiveria, ma con buon senso, per cui le prime curve siamo passate regolarmente, ecco, almeno in questa prima gara. Poi con la griglia invertita, vero Michele, le cose potrebbero cambiare. Direi proprio di sì, anche perché ripeto, qui non abbiamo visto primi 3 o 4 piloti avere, come è successo a Imola, un passo veramente molto più veloce degli altri. Qui abbiamo assistito a, diciamo, a 10-15 piloti che riescano comunque tutti a stare nel 55, quindi io penso che, intanto, scusate, ma le macchine sono schierate in griglia, lo state vedendo, in questo momento sta per iniziare, inizia in questo Eccoci qua. momento il giro di formazione, portiamo, le auto dovranno percorrere un giro a velocità ridotta, e poi rischierarsi per la partenza ufficiale, diciamo, della gara. E sì, stavamo dicendo appunto che comunque anche nel rovesciamento della griglia in gara 2, in questo caso non c'è da aspettarsi quello che è successo a Imola, dove Mintu dopo 4 giri era già primo e se ne stava andando. Non credo che oggi avrà opportunità, anche perché secondo me in questa pista le occasioni di sorpasso sono inferiori rispetto a Imola, ecco. Quindi, oh, non lo so, ecco. D'accordo con te, anche perché comunque non ci sono rettilinei abbastanza lunghi da poter prendere la scia ed affiancare l'avversario, secondo me. È vero che ci sono rettilinei, ma si deve più che altro sperare che l'avversario esca male dalla curva per potersi affiancare, anche perché diciamo che molti rettilinei non sono dei rettilinei veri e propri, ma sono spezzati, diciamo, da una semicurva che obbliga il pilota a spostarsi a sinistra e a destra della pista, per cui diciamo, occupa tutta quanta la sede stradale e ti impedisce di infilarti o da una parte o dall'altra, specie nel rettilineo dopo la curva Rio, diciamo, ecco. E Certo. poi nel rettilineo principale dove ci sono i due curvoni, anche lì se si entra si deve entrare prima del primo curvone, perché altrimenti non c'è possibilità d'entrata se non azzardando. Tu come la Sì, vedi, Alberto? beh, indubbiamente sono d'accordo con te. Dico, con le auto vere,
riesce a prendere un po' di più la scia da quello che mi dici rispetto al simulatore. Adesso vedremo anche in base ai primi giri come si comportano le macchine nel simulatore. In ogni caso sta essenzialmente alla bravura dei piloti davanti, cercare di tenere il ritmo e non fare meno errori possibili, altrimenti è chiaro che quelli dietro sono sempre in agguato. Intanto vediamo Mintu commettere un piccolo errore nel riscaldamento delle gomme. Sì, abbiamo visto, ha perso diverse posizioni, per fortuna senza danneggiare la macchina, ha ripreso comunque la sua posizione. E adesso ci vediamo la partenza. Bene, sembra che il giro di ricognizione sia passato senza nessun tipo di problema apparente, per cui ci saranno problemi nello schieramento, insomma. Cosa che non è scontata, vero Michele? Perché Assolutamente no. molti contatti in gare precedenti hanno portato anche il tiro di certi piloti nel giro di formazione, cosa che non è Esatto, ma ammissibile, comunque insomma. vediamo, speriamo di no. Comunque Sì, tutto è pronto, semafori semafori rossi, rossi. via. Partenza. Sembra siano partiti tutti bene là davanti, non ho visto macchine ferme o comunque commettere, diciamo, errori. Tu segui, diciamo, da metà schieramento un po' per vedere se vedi qualche cosa. Vediamo che Mintu Eccolo lì, comunque. c'è un pilota si è girato alla seconda della tratta di Giuseppe Lena, ora in Giuseppe Lena, 20ª posizione. ok, va bene, vedo che comunque non ci sono grossi problemi, le macchine sono sfilate Sì, abbastanza bene. l'hanno Vedo sfilato che regolarmente. comunque è scappato già abbastanza bene, ecco, non ha, diciamo, vedo che prova subito a attuare la stessa strategia che ha attuato a Imola, quindi scappare subito e togliersi i problemi da subito, senza dare la possibilità ai suoi avversari di disturbarlo in qualche modo. Quindi Daniele Pizzo deve attaccare in questo momento, non può Vedo fare. in 12ª posizione Teteolini molto, molto vicino a Fabrizio Visca, lo sta attaccando in questo momento e penso l'abbia Eccolo, superato. lo vediamo, l'ha passato, bellissimo Addirittura penso ne attacco. abbia passati due, guarda. Due in un colpo solo addirittura, in questo momento è No, no, Luca attaccato a Sordon no, Sordon. era all'esterno ma è rimasto davanti, però ora ce l'ha in Vediamo se scia e attacca Sordon. però qui all'esterno è difficile. Devi percorrere troppa strada in più. Sì. Vediamo se prova a entrare lì dentro, niente. Mamma mia, come sono vicini. Niente Vicinissimi, vicinissimi. Vicinissimi, ecco, è andato Da fare. largo Luca, può essere. No, invece riesce a rimanere in traiettoria. E si prospetta un sorpasso difficile per Diego. Sì, vediamo anche perché adesso hanno tutte le gomme fredde, quindi bisogna vedere chi meglio riesce a usare in questi primi momenti in cui le gomme sono fredde. Ecco. Intanto Mintu ha un vantaggio di circa un secondo su Daniele Pizzo, seguito a mezzo secondo di distanza da Cesaroni, e via via Schwider e tutti gli altri. Oh, Diego Taddeolini, Teteolini si è rischio! girato, E non porca solo lui, miseria, ha e non solo lui. toccato, E eh sì, ha non toccato solo lui. Luca Andiamo a e rivedere questa azione. ho visto un'altra auto uscire di pista. Sì, andiamo a vedere subito di chi si trattava, andiamo a vedere. Ha perso il Di posteriore. collisione. No, ha perso il posteriore all'entrata della variante Sì. e insieme a lui altri piloti sono andati in spin. Mi Vediamo sembrava avesse un toccato comunque la macchina davanti, vero? Ero in onboard con lui e mi sembrava proprio che ci fosse stato il contatto. po'. Sì, andiamo a rivedere subito. Sì, tante volte ci fosse stato un contatto. Sì, che comunque non Vediamo. ha portato danni a Luca, sorda fortuna. Probabilmente sì, probabilmente è come dici te, c'è stato un leggero Sì. contatto, probabilmente sì. Comunque, Appena appena. torniamo sulla testa della corsa e vediamo un attimino cosa sta facendo Mintu. Non si vede Pizzo dietro le sue spalle, quindi probabilmente Mintu sta veramente, esatto, un secondo e due di differenza, un secondo e mezzo, se ne sta andando, ci sta Di nuovo. smettendo clamorosamente. Vuoi che Vediamo sia dietro riuscito a di lui. nascondersi anche in qualifica?
Incredibile. Vediamo però mentre tra Mitu e Daniele Pizzo c'è un certo vantaggio, vediamo che comunque gli inseguitori dietro Daniele comunque sono tutti lì, ecco, gli stacchi non sono abissali e stiamo entrando ora nel secondo giro, quindi siamo ancora all'inizio. Vediamo Mitu a 55,4, 55,4 nel primo giro utile, un signor tempo. Un signor Eh tempo sì. mi pare di capire. 56,1 per Daniele Pizzo, 56,0, 56, tutti quanti sopra il 56. L'unico che è andato al 55 subito al primo giro è stato Mintuan. Mentre faccio È vero. una scusate, faccio subito un piccolo ragionamento dal CR, dalla pool D. Daniele Conserva è al quarto giro, è il primo, seguito da Dario Dall'Osto e seguito da Massimo Romagnolo. Torniamo pure alla pool A, Sì, stavi dicendo, dici? attento Michele che vedo un Eros Masciulli molto cattivo nei confronti di Fabrizio Visca. Hanno appena passato la curva Rio, sono nel rettilineo che portano la quercia. Secondo me tenta l'attacco. Vediamo che Eros Masciulli è per l'appunto abbastanza. Sì, lo stiamo vedendo. Ah, vediamo. C'è la risposta. C'è la risposta. Vediamo se all'ingresso del tramonto Eros replica. Vediamo. È arrivato un po' troppo lungo prima. In effetti, eccolo. Aiaiaia. No, no, Eh no. no, Ma qui no. ha rischiato il contatto, anzi, credo che il contatto ci sia stato, Michele. Sì, Sì, contatto. dai, sì. Contatto c'è stato, è stato un contatto, andiamo a rivederlo, un po' duretto da parte di Eros, andiamo a È stato vederlo. cercato, guarda. Vedo che adesso Fabrizio è stato incalzato anche da Francesco Vediamo. Terzani, penso proprio a colpa di quel contatto lì. Quindi ha perso due Vediamo, posizioni. qui non doveva entrare Eros, ha usato un po' troppo. E Sì. vedete che va a spingere la fiancata e niente, quindi avrebbe dovuto rendere la posizione Eros. Ecco, torniamo in diretta Sì, su sono d'accordo. Nanao. Chi è Troppo che sta cattiva tornando? questa entrata. Eros Masciulli intanto sta tornando ai pit, tornando al pit stop. Eros Masciulli Probabilmente ha sentito il contatto. probabilmente ha danneggiato la macchina e la deve riparare. Probabilmente quel discorso si diceva che è rimasto il volante storto. Eh sì. 10 secondi. Invece vedo che Fabrizio continua, però ha perso parecchie posizioni da quel contatto. Mentre il giro più veloce lo ha fatto segnare Simone Scancarello, ha fatto 1,55,2, che è un signor tempo per essere il terzo giro. Mentre Mitu ha fatto 55,3. 55,4 per Daniele Pizzo, Samuele Cesaroni 55,2 anche lui, e via via tutti gli altri che hanno abbassato in modo significativo i propri tempi. E vedo che i primi tre perlomeno sono molto vicini come tempo sul giro. Intanto Difatti, vediamo nel duello tra il Gisanò e nostro Mitu. Cesaroni. Sì, ma Vediamo Gisanò all'attacco di non vedo questo Cesaroni. gran guadagno, sai Michele, da parte di Mituan, questo È vero, è giro. vero. Diciamo è stato più bravo nel primo giro a gomme fredde. Attenzione Andrea Pipolo, via Francesco Floris. Terza posizione. Adesso volevo vedere se riusciva. Vediamo, andiamo a vedere un attimino Pipolo. Pipolo lo Sì, vediamo ma che. sì, non è riuscito a portare a termine il sorpasso, però è molto vicino a Francesco. Lo stiamo vedendo, sì, in questo momento andiamo in macchina con lui. Poi c'è un gran Marco Fiore rispetto a Mauro Dragoni, anche loro in questo momento si stanno immettendo nel rettilineo di partenza. In questo momento era molto più vicino prima della curva di Misano, ora si è allontanato di qualche Intanto metro. 1,55,0 per Mintu, nuovo giro veloce della gara. 55,017. Un signor Molto tempo. probabilmente abbasserà il tempo della qualifica. Oh, contatto tra Francesco Pinto e Simone Scancarello in nona posizione in questo momento. Ce lo siamo persi, andiamo a vedere il replay cosa è successo. Simone deve aver perso il controllo della vettura e Francesco era dietro e l'ha toccato, però
sembra che non ci siano danni apparenti alla vettura. Vediamo un po'. Sì, esatto, sì, è come dici te. Simone Sancarella ha perso il controllo della vettura, della vettura, è andato largo, ha toccato la terra e la macchina è partita in spin, dopodiché Pinto non ha potuto fare nulla per evitarlo, quindi c'è stato l'impatto. Qui prevedo danni molto grossi per entrambe le vetture. Intanto vedo una bella lotta per la 18ª posizione tra Paolo Rossetti e Fabrizio Visca, Michele. Sì, stiamo vedendo Rosselli, 18esimo. Sono compagni di squadra, tra l'altro, se non vado errato. Bene, quindi sì. Si staranno esatto. Divertendo anche in interfono, probabilmente. Giusto, giusto. Intanto diamo un occhio alla classifica di testa. Abbiamo Mintuan che ha un vantaggio di 1 secondo e 7 su Daniele Pizzo, dietro di loro staccato di 2 secondi Samuele Cesaroni, Samuele Cesaroni che ha Andrea Bisarò praticamente attaccato alle costole, le stiamo vedendo, i due stanno duellando, vediamo all'ingresso della variante del parco come ha incrociato stupidamente la traiettoria di Bisarò, avete visto che manovra ha fatto, incredibile, bellissimo sorpasso di Andrea, bellissimo, bellissimo. Molto bello. Ciao, sì, Andrea. Sì. Andiamo a rivedere la manovra. Andiamo a vedere la manovra, come l'ha studiata. Vediamo. Uova. Samuele non ha potuto replicare in alcun modo. Ah, ecco che è uscito largo dalla Misano. Samuele. Andrea si mette dentro all'interno. Però ora ci deve essere. Ah, resiste. Ha resistito Samuele. Vedete, ha resistito. Andrea è andato ad incrociare la traiettoria per avere un'uscita di curva migliore, bellissimo sorpasso, veramente bello da parte di Andrea. Abbiamo avuto l'intelligenza di rallentare l'inserimento in curva per uscire molto più veloce, ma attenzione che Samuele non vuole mollare, Samuele è incollato al posteriore. Vediamo l'attacca all'esterno, qua è difficile, Michele, è difficile, molto difficile. Però costringerà Cesarò a frenare un po' prima, qua. E soprattutto vediamo. In una traiettoria diversa. Mamma mia, cosa fanno questi due? Mamma mia. Non si risparmiano proprio. Veramente, bella lotta, bravissimi questi due ragazzi. Vediamo se restituisce il favore allo stesso modo. Vediamo. Mi sarò andato largo innanzitutto, però vedo che ha qualche metro di vantaggio, quindi è difficile. Sì, tanto. Vediamo un po'. Niente da fare. Dovrò aspettare un rettilineo perché qui in mezzo alle curve può solo che far vedere, diciamo, degli specchietti. Esatto. Oh, perdita di controllo da parte di Samuele a curva Rio e qui ci ha perso una decina di metri, peccato. Intanto vediamo un po' i tempi. Mintuan in questo momento ha dato 2 secondi e mezzo a tenere Pizzo, molto lentamente, ma se ne sta andando. Mentre Andrea Bisarò era in terza posizione e non riesce, anche perché complice il duello con Samuele Cesaroni, hanno perso entrambi un po' di strada, ecco. Dietro di loro c'è Francesco Floris, quindi Andrea Pipolo che è sesto, bravo Andrea, ha fatto un bel recupero direi. Settimo Mauro Dragoni, ottavo Marco Fiore, un'altra grande performance di Marco, di Francesco Pinto e Luca Sorton. Se non vado là, intanto vediamo che prosegue il duello tra Samuele e Andrea, vediamo un po', sì. Al contrario, esattamente al contrario di prima, bravissimi due, si rispettano Samuele veramente. Samuele sembra entrare, anzi è entrato, è davanti di mezza macchina. Vedo, sono molto ragazzi. Corretti però, sono molto corretti sì, ragazzi. Sì. Sono molto corretti e penso si stiano divertendo molto anche.
Penso anche io, vediamo se c'è la replica prima della variante del parco da parte di Andrea. Niente, vedete, Samuele è rimasto abbastanza a mezza pista per non lasciare. Però qua si ripropone la stessa cosa di prima, guarda Michele, se non incrocia la traiettoria è perché Samuele rimane stretto, infatti guarda, tenta l'incrocio di nuovo. Ancora? Sì. Veramente bravi questi ragazzi. Attenzione. Quasi si sono toccati, credo. Sì, si sono toccati, però è stato un contatto lieve. Spero per loro che non abbiano danneggiato la vettura. Larghissimo Samuele, uscita di curva. Qui dovrà obbligare Andrea a una traiettoria molto stretta per non farsi passare. Ancora molto vicini, ma no! Erroraccio di Andrea. Di Andrea Di Giarò in staccata, l'ha persa, ha chiesto troppo da solo. Caspita. Andiamo a vedere un po', ha chiesto troppo la vittoria. Tanto va, vediamo il momento in cui sono venuti leggermente a contatto. Andiamo a vedere il momento preciso in cui Andrea ha perso la macchina, vediamo qua. Ha tentato di difendere la posizione, ma ha iniziato ad andare in slide. Andrea era da dentro, sì. E niente da fare per lui. Vedete, prova a correggere con un pronto sovrasterzo la macchina, ma arrivato sì, Samuele... No, è troppo. Samuele aveva lasciato comunque lo spazio, vero, per la manovra. Sì. Samuele era comunque rimasto abbastanza largo, era stato piuttosto corretto, quindi l'ha persa in frenata. Può succedere, Alberto, che la Predator reale venga persa in frenata in questo modo? Nel senso, potrebbe essere una scalata troppo repentina che blocca il palo posteriore? Sì, assolutamente. Quello che fanno spesso i meno esperti, appunto, quello di scalare con molta violenza, quindi rialzare la frizione violentemente, quindi, e proprio con questo si va a bloccare il ponte quando si hanno staccate violente, potrebbe innescare un bel tastacoda. Bisogna essere molto dolci. Ti interrompo, c'è una lotta tra Francesco e Luca in decima posizione. Due sono appaiati, continuano a scambiarsi la posizione da qualche curva. Sì, dimmi pure, Alberto. Scusa. Sì, dicevo appunto che se non si riesce bene, se non si impara bene a fare il punto attacco, quindi tenere sempre alti i giri del motore nelle staccate, l'eventualità che si possa girare la macchina se non è perfettamente dritta, non è così astratta. Si è visto spesso nelle nostre gare. Sì, assolutamente. Eventualmente per recuperare una situazione di questo tipo l'atteggiamento corretto qual è? Ma essenzialmente se si va in blocco ponte bisognerebbe subito ripremere la frizione per annullare il freno motore e cercare di correggere istantaneamente se si hanno dei buoni riflessi. Attenzione, ti interrompo di nuovo in quinta posizione tra Andrea Pipolo e Di Giarò. È appena venuto il sorpasso al carro, andiamo a rivedercelo. Pipolo comunque è ancora attaccato a Di Giarò, quindi vediamo se gli restituisce il favore. Sembra uscito molto bene alla Migiano. Ha fatto una bella manovra, l'ingresso del curvone praticamente. È entrato dentro l'ingresso del curvone. La manovra. Eh sì. E poi si è messo davanti. Torniamo in diretta per vedere se c'è una risposta di Pipolo. Vediamo un po'. Siamo in macchina con lui. I due sono molto vicini, guarda, mancano 7 minuti alla fine, ma credo che daranno una bella Ci daranno fastidio a vicenda fino alla fine. Tanto come tempi vi segnalo che il best lap è stato fatto segnare per ora da Mitwan, che ha fatto un 54,7, ma dietro di lui Daniele Pizzo ha fatto 54,8 e paga 3 secondi e 4 ora. Veramente
È stato bravo Mintu, ma rispetto a Imola non ha strafatto, quindi in gara 2 prepariamoci perché sarà da divertirsi, ecco. È vero, anche perché in gara a Imola ricordo un distacco intorno ai 17 secondi al secondo classificato. Qui siamo appena a 3 secondi, presumo che se continua così arriveranno a 5 al massimo. Penso Comunque anch'io. ancora lotta tra Pippolo e Tisarò, è sempre al carro. Questa volta però non è riuscito sul passo. Lo sto vedendo. Intanto vi segnalo che nel server 2 siamo praticamente alla fine della gara e la gara è sempre condotta da Daniele Conserva, che ha un congruo vantaggio su Dario Dall'Osto, che è secondo, e Massimo Romagnolo in terza posizione. Quindi torniamo in diretta. Sempre Mintuan davanti a Daniele, seguito da Samuele Cesaroni. Dietro le posizioni mi sembrano abbastanza delineate, Riccardo. Sì, vedo una situazione abbastanza, diciamo, sciolta, ecco. Solo, diciamo, in 19ª posizione sono abbastanza vicini, sono sotto il secondo. Poi gli altri li vedo abbastanza, diciamo così, tanti, tranne l'undicesima posizione, decima undicesima posizione, che Sì, sono a 3 decimi Sordon. Sordon che sono sta vicini. incitando, diciamo, il suo compagno di team, Terciani. No, Poi qua bello vedo solo. Andrea Disarò prendere qualche metro di vantaggio su Andrea Pippolo, per cui se l'è tolto dalla scia, diciamo. In questo momento sono alla curva del tramonto, per cui non è possibile prendere la scia Tanto vi per Andrea. segnalo che Sordon attacca Terciani all'esterno. Attacca Terciani all'esterno, vediamo un po' se ha la quercia. Attacco riuscito, direi. Vediamo se c'è la risposta di. No, non è riuscito, scusate, è rimasto dietro Sordon. Vediamo se Rimasto riesce dietro. in uscita dal tramonto a prenderne la scia di Terciani. Vediamo un po'. Andiamo in macchina con lui. Vediamo se riesce a prendere la scia prima di entrare nel curvone. Siamo. È dentro. Però, ha dovuto mollare. Ha dovuto mollare perché era veramente pericoloso. Sì. Sì, abbiamo visto comunque, a parte quel piccolo episodio con Eros, comunque molta correttezza e prudenza generale. Addirittura più che Imola, oserei dire. Sì, non abbiamo visto manovre, ma questi piloti comunque sono molto presenti, anche perché la direzione di gara non scherza qui, quindi non conviene fare manovre No, è pericolose. come giusto che sia, anche perché deve esserci un rigore assoluto, diciamo, anche se si tratta di simulazioni, anche per una questione proprio di correttezza nei confronti dell'avversario, che magari potrebbe aver speso molte ore per l'allenamento, ecco. Intanto vedo che abbiamo un Diego Taddeolini che dopo quell'errorino iniziale adesso è dietro Simone Scancarello, Sordon e Terzani e negli ultimi passaggi ha dimostrato di avere qualcosa in più. Quindi considerando che mancano ancora perlomeno 2 giri, penso che saranno 2 giri di fuoco. Vedo Era che anche nettamente più Scancarello. veloce di quelli davanti a lui, Sì, Michele. esatto, nettamente, ma anche Scancarello è davanti a lui, gira molto più veloce di Sordon e Terzani. Vediamo Scancarello subito che prova a infilare Terzani, vediamo se prima del tramonto riesce ad andare davanti, vediamo. Sì, potrebbe approfittare della lotta per recuperare 2 posizioni in un colpo solo. Vediamo all'ingresso, eccolo qua. Intanto Scancarello è passato, Scancarello è passato. È passato anche E Diego. Diego ne ha approfittato per incollarsi dietro. Vediamo se riesce a prendere la scia prima del curvone. Eh sì, mi sa che la prende. Ma rimane a centropista, Scancarello. È abbastanza esperto, Scancarello. Ma Voleva lo lasciare obbliga a stare. una traiettoria più interna, sicuramente si troverà male alla staccata del carro. Vediamo se lo forza all'interno del carro. Vediamo. Niente da fare. No, toccata, toccata. Leggera Attenzione. toccatina, leggera toccatina, leggera, aveva rotto l'alettone davanti, comunque leggera toccata. Ha valutato male i tempi di Sì. staccata, probabilmente. Sì, peccato perché perde il contatto.
Vediamo se ne ha, qualcosina di più per mandarlo a prendere, anche perché Terzani in questo momento ha appena commesso un errore all'uscita della Misano. Molto probabilmente si avvicineranno. Sì, questo dovrebbe essere il penultimo giro. Il penultimo giro dovrebbe essere. Tanto vi confermo che nella Pool 2 la gara è stata vinta da Daniele Conserva, seguito da Dario Dall'Osto e Massimo Romagnolo in terza posizione. Ha fatto una gara in solitaria, insomma. Sì, è stato fatto molto bene, bravo Daniele, dopo la sfortuna della gara scorsa. Intanto vediamo che Taddeolini non vuole assolutamente rinunciare a lasciare, diciamo, davanti a sé Scancarello, e questa undicesima, sono in lotta per l'undicesima posizione, ma davanti a loro abbiamo un Terzani che potrebbe addirittura valere una decima posizione, quindi andiamo a vedere cosa ci combinano questi qua, ecco, vedete che sono tre molto vicini tra di loro, sono tre piloti in mezzo secondo. Siamo al tramonto. Vedete come caspita, toccata. Altro erroraccio di Taddeolini. Ancora un'altra volta è arrivata a toccare qui, praticamente si è giocato. Intanto andiamo a vedere, un attimino Mintuan se finirà la gara in questo momento. Mintuan ha vinto la gara, quindi la gara è finita in questo momento, ha vinto Mintuan. Torniamo su Simone in undicesima posizione, perché andiamo a vedere, forse gli riesce l'attacco all'esterno. Vediamo Simone Francesco. Su Terzani, vediamo se ne approfitta anche. Sì, incrocia la traiettoria in uscita, mi sa che Vediamo Diego dietro, vediamo se arriva al fuori finish. Incredibile. Caspita ragazzi. Ah, ci ha rimesso, proprio Scanzarello ci ha rimesso, è diventato lì e ne approfitta. Approfitta. Sì. Bel duello, proprio bel l'ultima duello, curva. All'ultima curva, esatto. Bel duello. Sì, diciamo Alberto che queste toccate qua in realtà non si fanno, si vede bene di non farle. Qui magari sanno che anche se ci si tocca all'ultima curva ci provano lo stesso. Certo. Credo che nella realtà vorrebbe dire ritiro. Sì, probabilmente sì, magari si proverebbe all'ultima curva anche nella realtà, però provare vuol dire anche finire la gara un pochino prima. A 100 metri dall'arrivo, cioè vedi lo sbandieratore che ti saluta. Non è bello, fidatevi. Anche perché se si scende e si arriva a piedi il punteggio non te lo danno, vero? No. Neanche a spinta purtroppo. Neanche a spinta. Due. Comunque faccio un breve riepilogo della classifica d'arrivo. Allora, Mintuan Kuen è andato a vincere questa sua terza gara nel campionato, dietro di lui un ottimo Daniele Pizzo, che stasera abbiamo visto in grande spolvero, dietro bravissimo Samuele Cesaroni, un ottimo Francesco Floris, che dimostra le sue capacità, bravissimo anche Andrea Di Sarò in quinta posizione, bellissimo recupero di Andrea Pippolo in sesta posizione, un solito Mauro Dragoni in settima posizione, un grandissimo Marco Fiore che conferma, diciamo, la sua esperienza in gara, riuscendo comunque a portare a casa punti pesantissimi per il campionato, quindi Francesco Pinto, probabilmente un po' sottotono, e un agguerritissimo Francesco Terzani che praticamente negli ultimi due giri se l'è vista veramente brutta con Diego Taddeolini e Simone Scancarello, che volevano in tutti i modi soffiargli la decima posizione, ma lui bravissimo è riuscito a resistere. Quindi, molto bravo, sì. Dietro di loro Andrea Conte, Eros Masciulli, un po' sottotono questa sera, complice direi quel piccolo contatto che abbiamo visto a inizio gara, che praticamente gli è costato una sosta per riparazione danni ai box, quindi Giuseppe Elena, Fabrizio Visca, Alessandro Bruzzone, Gianfranco Zeni, Paolo Rossetti e ritirati Luca Sordon e Daniele Covelli. Sì, un peccato per Eros Masciulli, perché poteva dire la sua, secondo me, in questa gara. Poteva dire la sua, esatto. È stato un sorpasso azzardato da parte sua e ci ha rimesso, fortunatamente ci ha rimesso solo lui, perché alla fine, anche se in realtà ha danneggiato molto Luca, se non sbaglio, che ha perso diverse posizioni in seguito a quel contatto. Credo Luca, un po' per tra l'altro, risulta non ritirato, do not finish, quindi si è ritirato, probabilmente aveva dei danni, non lo so, ecco.
Comunque questo avremo modo di dibatterlo dopo. Da verificare, sì, comunque la concentrazione probabilmente dopo un contatto di quel tipo lì va a calare, ecco, per cui anzi il nervosismo cresce e si commettono più errori di quelli che dovrebbero commettere, insomma, quindi Va bene, niente, peccato. quindi ok, direi di fare un piccolo break di 5 minuti, perché ci sono 10 minuti di pausa, poi ci sarà la seconda gara che vi ricordo vedrà la griglia invertita per i primi 10 rispetto all'arrivo di gara 1. Quindi ci vediamo tra 5 minuti. Bene, a dopo.